Salve a tutti e benvenuti. Oggi vi parlerò della cassa integrazione e come è stata ampliata dal decreto ristori bis e quater. Ci sono state delle novità che hanno coordinato le normative successive al decreto agosto, perché dopo il decreto agosto si è avuto o metà ottobre la conversione del decreto agosto, ma appena successivamente, poco dopo, il decreto il DPCM che ha ribloccato le attività, il decreto primo ristori e le normative, sempre in tema di lavoro, che hanno ampliato il termine anche del blocco dei licenziamenti e creando un vuoto per quanto riguardava la cassa integrazione in deroga, che con il decreto agosto erano presi fino ai lavoratori del 13 luglio. E con il decreto Ristori Quater si è presa cognizione del problema e si è ampliata la garanzia della cassa integrazione in deroga fino ai lavoratori che siano in forza al 9 novembre 2020. 9 novembre, data del decreto Ristori bis, perché è stato valutato come data ultima e necessaria per ricomprendere la forza lavoro che era presente il 9 novembre per la cassa integrazione. E questa normativa non è esclusa che venga ulteriormente estesa, come è stato fatto col decreto Ristori Quater in particolare. Quindi non è più il 13 luglio che era previsto dal decreto agosto, ma il 9 novembre, il nuovo termine per cui si può usufruire dei lavoratori che possono usufruire della cassa integrazione in deroga. Sempre in quel periodo c'è da considerare che è stato ampliato ad oggi, al 31 marzo 2020, il blocco di licenziamenti, perché tutte queste normative vanno di pari passo: blocco di licenziamenti, cassa integrazione in deroga. Cassa integrazione che era prevista fino ai lavoratori in forza il 13 luglio è stata estesa al 9 novembre. Ad oggi, quindi, abbiamo un blocco di licenziamenti però fino al 31 marzo e quindi abbiamo sempre un vuoto. Non è escluso che anche questo gap temporale venga ricompreso successivamente. Il legislatore nel decreto agosto aveva in mente che da settembre ci fosse una riapertura totale, una ripresa delle attività. E quindi man mano un riassorbimento degli eventuali lavoratori che avessero poi necessità, perché il blocco di licenziamenti comunque stava andando a fine. È stato ampliato prima al 31-12, oggi al 31 marzo 2021, e quindi sarà sicuramente anche ampliato anche questa misura. Ad oggi, comunque, il decreto Ristori Quater, approvato recentemente, fine novembre, siamo arrivati al 9 novembre. Vedere cosa avverrà, dovremo anche aspettare l'evoluzione ovviamente dell'emergenza. Se rientra, probabilmente non sarà necessaria. Se invece ci saranno delle nuove limitazioni dell'attività, sarà necessario un nuovo provvedimento, un quinques, un altro tipo di provvedimento. Quello, il nome non sarà importante quanto il dato che conterrà un nuovo termine per poter usufruire della cassa integrazione in deroga, cioè per i lavoratori che saranno assunti fino a una nuova data, che ad oggi è al 9 novembre, comunque già un'ampia estensione rispetto a quella che era il 13 luglio, come previsto nel decreto agosto, vero, varato ad agosto, ma convertito in legge ad ottobre, e quindi con canonici tempi di 60 giorni che si sono voluti prendere tutti anche per valutare eventuali modifiche. Eventuali modifiche che sono puntualmente arrivate con Ristori Quater, che va a ampliare quello che già era già in luce, già da Ristori Bis. C'è stato un coordinamento di norme che ha permesso di avere questa tutela fino ai lavoratori del 9 novembre 2020. Ripeto, dal 13 luglio al 9 novembre c'è già stato un ampliamento consistente. Rimangono
tuttora i limiti delle settimane. Quindi sempre da considerare comunque i limiti temporali massimi ricompresi per l'utilizzo. Quindi è vero che c'è la possibilità di utilizzare fino al 9 novembre i lavoratori in forza a quella data, però c'è sempre da tenere presente i limiti temporali delle settimane, la fruizione delle ulteriori 9 settimane, che è sempre valido come termine che è indicato nel decreto agosto. Tutte queste norme vanno lette insieme, non si possono spezzettare più di tanto perché fanno l'una riferimento all'altra, soprattutto per quanto riguarda i limiti massimi che si possono usufruire. Si spera che il prossimo anno sia prevista una normativa un pochino più organica e non frammentaria che ci va a modificare di volta in volta quelle precedenti, sì con parziali ampliamenti, ma con molte limitazioni che vengono rimaste e tenute ferme. Grazie.